siamo con Lorenzo con un Kurzar. Matilda è un pastore australiano. Vittoria con un Golden Retriever. Matteo con un Cocker Spaniel inglese. E Vivienne con uno Spitz Nano. Mentre il giudice dà un primo colpo d'occhio a tutti i ragazzi, invito tutti i migliori juniores, quindi i cuccioloni dai 6 ai 9 mesi, nel pre-ring. Il primo ad essere valutato dal giudice è Lorenzo, con un cane da ferma tedesco a pelo corto. È il momento di Matilda. Come potete vedere, il livello dei ragazzi è superiore ovviamente rispetto a quello precedente. Si vede già una professionalità dei ragazzi verso la presentazione dei soggetti. Un bel applauso per questi ragazzi, è sempre gradito. Loro sono all'inizio della loro carriera, cominciano dai junior under per poi terminare questa esperienza a 17 anni e magari proseguire in questo mondo espositivo. Un bel triangolo anche per Vittoria.
Comunicazione di servizio, è richiesto il servizio di pulizia di fronte alla segreteria, grazie. È il turno di Matteo. Ricordo a tutti che in base alla classifica che otterranno i ragazzi nelle varie esposizioni attribuiranno un punteggio che farà sì ad avere una classifica finale che ci porterà ad avere finalisti e semifinalisti della finale Junior Ender del 2020. Mentre il giudice valuta Vivienne, l'ultima ragazza di questa categoria, invito tutti i migliori juniores nel pre-ring. Un bel giro per tutti i junior ender di questa categoria. Il giudice ringrazia tutti i partecipanti e ci tiene a ringraziare, a farsi complimenti, a fare i complimenti a tutti questi ragazzi, perché è stato molto difficile prendere la decisione della classifica finale per loro, la loro elevata professionalità. Siamo pronti a chiamare al quinto posto Vittoria con il Golden Retriever. Quarto posto per Vivienne con lo Spitznano. Cominciamo a salire sul podio per chiamare al terzo posto Matteo con il Cocker Spaniel. Un
bel giro di ring per i due super finalisti. E accolti dall'applauso del pubblico, chiamiamo al secondo posto Matilda con il pastore australiano, vince Lorenzo con il Kurzer. Siamo pronti per iniziare con i raggruppamenti.